Maria De Filippi difende Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Grande Fratello VIP, il pensiero di Maria De Filippi su Cecilia e Ignazio. Anche Maria De Filippi dice la sua sulla storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Grande Fratello VIP. Interpellata dal settimanale Oggi, che ha dedicato alla conduttrice la copertina dell'ultimo numero in edicola, la moglie di Maurizio Costanzo ha commentato le scene piccanti di cui si sono resi protagonisti l'argentina e il ciclista all'interno della casa di Cinecittà. Maria, pur non sottovalutando la parte piccante della situazione, non condanna la nuova coppia. Anzi, sottolinea che negli altri paesi dove viene trasmesso il reality show si fa ben di peggio. Dunque, la De Filippi ha spezzato una lancia a favore della sorella di Belen e del figlio di Francesco Moser, da circa un mese al centro delle polemiche sia in TV sia sui social network ma pure nei bar e nelle piazze. Le parole di Maria De Filippi su Cecilia e Ignazio. Comprendo il vespaio di polemiche nata attorno ad alcuni avvenimenti un po' accati che si sono verificati della casa, ma non possiamo tener conto che nelle altre edizioni del programma nel mondo succede ed è successo molto di peggio, ha fatto sapere Maria, che non condanna del tutto Cecilia e Ignazio. La De Filippi ha poi aggiunto, anche le edizioni straniere di Temptation Island sono state molto spinte e assai diverse da quelle andate in onda in Italia. E a proposito di Temptation, la presentatrice sta mettendo a punto la nuova edizione VIP del programma. Il format inedito partirà la prossima estate, subito dopo la versione classica, e sarà condotto molto probabilmente da Simona Ventura mentre a Filippo Bisciglia resterà la parte NEP. Maria è forse pronta ad ingaggiare Cecilia Innaco nel cast?. Cecilia e Ignazio nel cast di Temptation Island VIP?. La storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durerà davvero fino alla prossima estate? Sono in pochi a scommetterci ma i diretti interessati sembrano presi molto l'uno dall'altra. La stessa sudamericana ha confessato, a poche ore dall'eliminazione al Grande Fratello, di essere pazza dello sportivo. Con buona pace di Francesco Monte, ormai solo un lontano ricordo per la giovane modella.